Ciao a tutti. Se sei interessato, per favore dammi un pollice in su, perché è gratuito. Kate e William sono davvero in crisi? Fonti indiscrete riportano che la regina Elisabetta sarebbe intervenuta personalmente nella questione. C'è davvero crisi nel matrimonio di Kate e William? Per il periodo di Natale era atteso un importante annuncio da parte dei Cambridge, come aveva comunicato il loro addetto stampa. In molti pensavano che si trattasse di una nuova gravidanza per Kate Middleton, già mamma di George, Charlotte e Louise. Eppure da settimane è ritornata prepotente la voce secondo cui Kate e William sarebbero in crisi e si avvicinerebbero addirittura al divorzio. Non sono sfuggiti, infatti, i contatti distaccati, i musi lunghi alla messa di Natale e le foto in cui Kate si è mostrata assente e distante. Sembra addirittura che sulla questione sia intervenuta la regina Elisabetta in persona, che avrebbe mostrato di schierarsi al fianco di uno dei due coniugi. Ecco cosa è successo. Sembra che la vita di coppia dei duchi di Cambridge sia al capolinea. Tutto è cominciato alla fine di una breve intervista che William e Kate hanno rilasciato dopo la partecipazione a un noto show culinario sulla BBC e il gesto che la Middleton ha rivolto a William è stato fin troppo eloquente. A questo si aggiunge la cartolina di Natale in cui la duchessa non appare ma figura solo come autrice dello scatto. Fino a questo momento sono troppe le voci di corridoio e alcune di queste non sono fondate. Eppure sulla questione pare che sia intervenuta la stessa regina Elisabetta che si schiera, ancora una volta, dalla parte di Kate. A svelarlo è Jenny Bond. Lei è un'ex corrispondente della BBC e soprattutto è un'esperta dei legami fra i reali inglesi. La donna ha affermato alla stampa del Regno Unito cosa sta succedendo tra le mura di palazzo. Per arginare i sussurri e pettegolezzi, pare che la sovrana sia intervenuta in prima persona, nella speranza di capire cosa sta succedendo nel matrimonio dei duchi di Cambridge. Elisabetta è emersa dal suo silenzio dopo i festeggiamenti di Natale e di Capodanno al castello di Sandringham, e avrebbe preso in disparte Kate Middleton chiedendo le motivazioni del gelo fra lei e l'amato nipote. Un confronto fra donne reso possibile grazie all'assenza di William, ora nelle Antille per una visita ufficiale. E come rivela l'esperta, la sovrana avrebbe grande considerazione della nuora e comprenderebbe il suo stato d'animo. Da diversi giorni i tabloid inglesi parlano della presunta crisi coniugale tra Kate Middleton ed il principe William. Cosa c'è di vero? Sin dal principio del 2019 sono girate voci su un presunto allontanamento tra William e Kate. Verso la scorsa primavera i tabloid inglesi hanno fatto uscire un rumore riguardante un presunto tradimento del principe di Cambridge. Tradimento che avrebbe non solo acuito la distanza tra i due coniugi reali, ma che avrebbe anche scavato il solco tra lui ed il fratello Harry. Della questione non ha mai parlato apertamente nessuno dei membri della famiglia reale britannica. Ormai da settimane non si parla d'altro che della presunta crisi fra William e Secondo i tabloid, fra i due ci sarebbero state incomprensioni e una forte tensione, emersa soprattutto durante la messa di Natale a Sandringham, dove la coppia è apparsa più distante che mai, fra musi lunghi e silenzi. Mentre William è pronto a volare alle Antille con tutta la famiglia per risolvere i problemi con Catherine, la regina avrebbe raccontato cosa pensa della nuora. A sorpresa scopriamo che la sovrana ha una grande considerazione nei confronti della duchessa di Cambridge. La Bond ha spiegato che Elisabetta apprezza molto Kate per la sua dignità silenziosa. Il modo di essere madre di George, Charlotte e Louise e per la serietà negli impegni ufficiali e di beneficenza. Fra gli ultimi gesti di Catherine Middleton c'è stato il lavoro nel reparto maternità di un ospedale di Londra, dove sta portando avanti un progetto dedicato ai neonati e alle mamme. Con chi si è schierata la regina Elisabetta? Jenny Bond, ex corrispondente della BBC ed esperta della Royal Family, ha svelato di recente ciò che sarebbe accaduto tra Kate e William, che sarebbero in crisi. Nella questione sarebbe intervenuta la regina Elisabetta. Approfittando dell'assenza di William, attualmente nelle Antille per una visita ufficiale, la sovrana avrebbe chiamato Kate Middleton per parlare tra donne.
La regina si sarebbe schierata dalla parte della duchessa di Cambridge, elogiandola per la serietà nel gestire gli impegni della corona, dignità silenziosa e il modo di essere madre di George, Charlotte e Louise. Secondo le indiscrezioni, dunque, la regina avrebbe cercato di mettere pace tra i coniugi, mostrando ancora una volta di apprezzare molto il lavoro e il comportamento della Middleton, che a dispetto di Meghan Markle non ha mai commesso un passo falso. Funzionerà? Elisabetta infatti ha affermato che la Middleton è una donna forte, ha una forte dignità ed è degna di essere una madre di tre splendidi bambini che stanno crescendo molto in fretta. E aggiunge che la Middleton ha abbracciato con serietà i suoi impegni di corte e la sua vita da duchessa. Kate infatti, rispetto a Meghan Markle, è l'unica che preferisce affrontare in separata sede i suoi problemi personali, mascherando i suoi dissidi. La sovrana che comprenderebbe lo stato d'animo della Middleton, non fa altro che tendere una mano nei riguardi della duchessa, offrendo calore e conforto in un momento molto delicato. Kate Middleton in crisi con William. Dopo qualche mese di silenzio sul rapporto tra i due reali, verso Natale i tabloid sono tornati all'attacco. Pare infatti che durante la celebrazione Kate e William si siano mostrati più distanti che mai. Tra i due non ci sarebbe stato alcun colloquio ed era evidente a tutti che qualcosa non andasse. Per i giornali di gossip britannici, dunque, la messa a Sandringham rappresenta il punto di rottura, ma pare che William sia pronto a volare nelle Antille per ricucire il rapporto. Nonostante i contrasti, le liti con William e i gossip, dunque sembra che Kate Middleton non abbia perso la fiducia nei suoi confronti. La preferita di Elisabetta è da sempre Sophie del Wessex, la moglie del principe Edoardo che spesso la sostituisce negli incontri ufficiali e con cui ha un legame molto forte. Con Meghan Markle il rapporto è altalenante. Durante la gravidanza, la regina ha apprezzato il lavoro intenso dell'ex star di Suits, ma ora che Archie è cresciuto le tensioni con Harry e la nuora sono aumentate. Tutto a causa delle decisioni di trascorrere il Natale in Canada, disertando l'incontro con la Royal Family e Sandringham.